Vai. Oh, l'inferno. Yeah, guarda qua. Mamma mia, guarda qua. Mamma mia, che bella. Ragazzi, mi è arrivata un'altra fiorentina, la fiorentineria. La controlliamo insieme, vediamo. Sei pronti? Oh! Guarda che bel blocco di ciccetta. Questa, ragazzi, sapete che cos'è? È una sashi finlandese. Guardate, guardate qui. Nata in Finlandia, allevata in Finlandia. Poi, la data di quando è stata confezionata è la data di scadenza, quindi 15 giorni. Il peso e il lotto, quindi potete controllare tutto. Andiamo a aprirla, mo. E che famo? La mangiamo così. Allora, è arrivata ieri, era freddissima la scatola. Poi oggi che ho fatto? L'ho tirata fuori da un paio d'ore fuori dal frigo, perché così la facciamo ambientare, si comincia un po' a stiepidi, insomma. E oggi faremo una bellissima cottura. Sarà una cottura reverse, queste moderne, queste che fanno americani, e noi ci dobbiamo adattare. Noi andiamo, vogliamo provare tutto, vogliamo provare qual è la cottura migliore. Allora, sottovuoto, garza, vedi la carta che assorbe tutto quanto il sangue in eccesso, guardate, e questo, guardate il colore di sta carne. Allora, l'asciughiamo bene bene. Ma che cosa ha di speciale questo sashi? Ma che vuol dire? È una razza? No, tradotto vuol dire grasso sashi. Quindi, quando macellano l'animale e vedono che il grado di marezzatura è soddisfacente, gli danno il nome sashi. Questa che cosa ha di particolare in più? Ha mangiato mais, erba verde, e poi ha questo grassetto, guardate qua che colore, giallo, perché questo qua è il beta carotene, è l'erbetta che mangiava fresca. Questa volta la cottura sarà una cottura reverse. Che cosa vuol dire reverse? Ammazza che bella, mi piace proprio toccarla questa, è fantastica. C'è un profumo eccezionale. La cottura reverse è prima una cottura al forno, che si porta al cuore 50 gradi, e poi si va sul barbecue. Andiamo, vi faccio vedere come faccio. Oh, questa non è una scatola, questo è un forno a bassa temperatura. Voi dite, mo che voi ti sei inventato, vi faccio vedere. Allora, questo, vedete tutti quanti i piani, io che faccio? Posiziono qua la carne, ok? Prendo la sonda, io qua ho la sonda, guardate che faccio. Metto la parte più centrale, la buco, vedete quella qui stava più spessa, vado così, ok? E adesso devo impostare il forno. Ok, a bassa temperatura. Quindi che cosa faccio? Prima metto la temperatura della sonda, e non è a 100 gradi, io la devo portare a 50 gradi. Perché a 50 gradi? Perché la carne perfetta è da 50 a 55, è tenera. Dopo i 55 vi bagnate le solette delle scarpe, ok? Poi, temperatura esterna. Qui posso, dato che il pezzo di carne è abbastanza grande, posso pure azzardare a metterla a 76-75 gradi. Parto. E adesso lui mi suonerà quando arriva a 50 gradi la temperatura interna della carne. Ora voi mi direte, voi in ginocchio, voi me ne direte tutti i colori, io non ho il forno a bassa temperatura, come faccio? Aiuto, aiuto. Ecco qua, ho comprato per voi oggi. Vi faccio vedere la scatoletta, l'ho comprato oggi per voi. 13 euro costa questo. Questo è un termometro che può andare all'interno del barbecue e all'interno del forno. Quindi voi che fate? Posizionate questo all'interno del cuore della carne, mettete al forno statico e poi portate il forno a 70 gradi. E quando arriverà questa a 50 gradi, il termometro arriverà a 50 gradi, togliete la carne dal forno. Mi raccomando, dovete fare come faccio io, eh? Vedete? Griglietta bucata, vedete? Teglia bucata e teglia quella sotto che raccoglie i succhi, che ne usciranno pochissimi. Guardate già come che sta accadendo, guardate, sta sudando piano piano la carne, guardate che bella, bella passione. Ma voi direte, ma tutto sto casino, perché deve stare quasi 2 ore, adesso è salita la temperatura interna al cuore a 13 gradi, guardate qui. Quanto tempo ci vuole? Ci vogliono 2 ore. Nel frattempo che facciamo? Se beve, se fanno i contorni. Però ragazzi, ci avete una carne dopo che la mangeranno pure quelli che non gli piace il sangue, perché non si vedrà il sangue, sarà una cottura perfetta. Nel frattempo la birra, non vino, birra oggi, birra ragazzi, italiana, birra Flea. Poi ci dedichiamo subito ai contorni. Questa la aggiungo anche una blanche, è acqua questa, proprio è acqua. Io già ho cotto le patate, patate lesse, guardate, cottura, va a fondo della bellezza, scolo l'acqua, ecco qua. Poi padella ignorantissima,
di ferro, se ce l'avete di ferro a casa, quella di nonna, è perfetto. Dobbiamo ripassare queste patate, quindi tagliamo le patate così, con tutta la buccia, guardate che meraviglia, così. Le facciamo così, le piacciono più così, e facciamo così in quattro parti. Deve essere cotta, mi raccomando, quelle patate mezze crude che dicono ardente non le posso vedere. Bella, bella cotta, bella, che non dico che si deve spappolare, però che vedo che ci deve quella consistenza morbida, che mangi se squaglia in bocca. Adesso stiamo in Finlandia, l'olio extravergine oliva non ci sta, però noi ce lo metteremo un pochetto, però quello che mi serve è il burro, il burro. E qua c'è un burro piemontese che dà paura, ragazzi, bello, guardate che bello. Si chiama burro di Fobello, Fobello, la giunca. È una bontà. Questo lo mangi così. Ah, burro, un goccetto d'olio siciliano. Pronti? Via. Bella calda la padella. Qua ci dobbiamo far male, raga. Una volta a settimana noi dobbiamo farci una spesa da re. Capito? Che ci dobbiamo coccolare, ci dobbiamo viziare. Come dei delinquentelli, capito? Beviamo, mangiamo, facciamo l'amore, fate tutto il resto. Sale, eccolo qua. Ma oh! La sulmona, eh? Guarda che robetta! Yeah. Guarda che bella, yeah. Due belle teste taglio. Così, due belle spicchi taglio, no? Testa, addirittura teste no. Metto qua, così, interi, qua. Due erbettine, venite qua. Salvia. Rosmarino. Ecco qua. Ecco qua. Vai, così. Che profumo, ragazzi. Che profumo. Facciamo qualcosa di sgrassa. Normale, sasci, il burro, le cose, bisogna sgrassare un pochettino. Che facciamo? Allora, ci prepariamo un'insalatina di peperoni e cipolla rossa. Crudi, crudi. Taglio i peperoni, sottili, 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 così. Ma sentite come scrocchiano? Così, belli, freschi. Prendiamo una cipolletta, che fai? Te privi della cipolla? Dopo che hai messo l'aglio là dentro, devi pure mangiare la cipolla, no? Tagliamo la cipolla a rondelle e la metto qua dentro. Non condisco niente, perché se condisco si ammoscia tutto, quindi io non devo far moscia niente. Ed è tutto bello, croccante. Secondo contorno, cetrioli. Anche qui faremo una sorta di insalatina proprio sgrassante al massimo, questa è veramente sgrassante, perché cetrioli e ravanelli. Oggi ho trovato dei ravanelli spettacolari, freschissimi e scrocchiarelli come piacciono a noi. Una abbondata di patate, devono essere belle, abbrustolite dappertutto, coccolatele, guarda, così, che più sono abbrustolite queste e più vi faranno godere. Guarda qua, una la assaggiamo, io una la voglio assaggiare. Prendo questa qua, bella, così. Una grattata di pepe. Fantozzi, fantozzi qua. La bontà. Così è bello, cucini, spizzichi, mentre cucini, è divertentissimo. Cetriolo, anche questo facciamo a fette. Cetrioli. Che è la patatina, non l'ho fatta assaggiare a camera fuma, dai. Perdonami. Allora, poi tagliamo qui, anche i ravanelli taglio a rondelle, tolgo la parte della radice, belli, mettiamo qui, guardate che, è bello pure l'aglio così, guardate che bello che stanno a venire, è un quadro. Poi la zucca, quindi levo i semetti, poi cominciano ad esserci anche le zucche ed è buona grigliata. Ce la prepariamo per farla poi grigliata quando sarà pronta la carne. Quindi togliamo la buccia, taglio una fetta né sottile né troppo spessa, così tempo che griglieremo la carne dopo che l'abbiamo portata a 50 gradi con la cottura reverse, anche qui la zucca sarà pronta. E così, perfetto. Guardate che ho trovato oggi al mercato, io mi metterei così, a collanina, così, tipo stregone. Allora, sono dei porri, guardate, porretti piccolissimi. Io sono come le femmine, quando le femmine, vabbè, quando vanno a comprarsi, vanno a fare shopping, io quando vado al mercato mi devo mettere in portafoglio, che ne so, 20 euro, con 20 euro ti fa tutto, perché sennò mi spendo tutto. Allora, che cosa faccio? Me li preparo per farli pure questi alla griglia, quindi gli tolgo la radice, ok? Poi tolgo la prima camicettina, gli do una lavata se c'è un po' di terra, così vedete che sono carini, guardate. Guardate che bel,
che bel contorno, così, e li lascio interi, così, gli do una sciacquata e metto qui. Queste sono le cose a grigliare, queste invece sono le insalate da assemblare. Le patate sono pronte, anzi le spengo e niente, adesso che bisogna fare? Bevete, bevete fino a quando non arriva a 50 gradi la carne. Ci vediamo fra un'oretta e mezza. La salute. Guardate, è quasi cotta. Siamo a 50 gradi, siamo all'interno al quale abbiamo raggiunto. Dobbiamo con la carta asciugare, come abbiamo fatto all'inizio, la nostra bella sashi finlandese. Asciugandola che facciamo? Leviamo tutto l'acqua in eccesso. Mettiamo un filo d'olio su tutta la superficie della carne. Allora, questa è una bellissima fiorentina, ma lo sapete che cosa vuol dire fiorentina? Fiorentina è un taglio di carne e proviene dal lombo, no? Dell'animale. Quindi guarda qui, Cameruma, la parte più nobile, questa qui, un lombo e un altro lombo, sono due lombi. All'incirca per lombo ne vengono fuori di questa grandezza tra le 6 e le 7. Vedete, 7 pezzi di questa qualità così alte, con la proporzione così di filetto e controfiletto, perché poi comincia ad andare verso la fine del lombo, che va verso la costata, comincia a finire il filetto. La fiorentina migliore è quella centrale, quella che c'è quel bel filetto. Lo incidiamo, così non si... adesso con la griglia non fa nessun capriccio, cioè non si ariccia. Ecco qua, perfetto. Ah, dimenticavo, un po' di sale. Così, ce lo metto subito in questa occasione. Gli americani, gli altri, non noi italiani, gli altri la chiamano anche T-bone, questo taglio di carne, perché è una T, vedete? Guardate, è una T questa. Vado, uno, due, così. Ah, guarda come va. Adesso che facciamo? Adesso è facile, ci credi? Mi direte voi, dopo 2 ore di cottura che abbiamo portato a 50 gradi il cuore e l'esterno a 70 gradi, diciamo all'interno del forno, è facile adesso, perché noi dovremmo proprio dare solo una segnata, dovremmo provocare la reazione Maillard. Quindi che succede? Con l'alta temperatura, con il grasso della bistecca che è fuoriuscito, che abbiamo anche introdotto, si forma quella crosticina, è quello che ti fa impazzire, è quello che ci fa impazzire, la crosticina bella brustolita, pure il cane si è impazzito, avete visto? Io lo sto cuocendo su un barbecue a gas, guardate, che cosa è di figo? Che il grasso cola e va qui dentro, guardate, quindi non va direttamente sui bruciatori, che mi si sporca tutto quanto il barbecue, e va poi all'interno di una scatolettina, di un cassettino, che io vado poi a tirare fuori e butto il grasso, ok. Adesso, io qui la tengo 2 minuti per parte, già è tanto, e così non avremo più quei rompiscatole che dicono no, la carne al sangue. Gli daremo una carne cotta perfetta a 55 gradi, badate bene, e lo potete fare anche il vostro forno statico, come vi ho detto che potete fare, e non si vedrà il sangue. Sto mettendo qui un po' di zucca e i porri, che faccio cuocere qui sempre alla griglia, vedete? Chiudete il barbecue se avete un barbecue col coperchio, quindi è barbecue, perché sennò si chiama griglia. Quindi se avete un barbecue dovete chiuderlo, così la temperatura interna rimane più alta. Adesso facciamo l'insalatina. Mettiamo un po' di yogurt, intero, non una roba light, un goccino d'olio, così, un po' di pepe nero, così, zacche, 2 granelli di sale. E poi ci mettiamo dentro questa insalatina che abbiamo creato, quindi ravanelli, cetrioli, poi cipolla, che fai, non ce la metti la cipolla? 2 peperoni verdi non ce li metti, non ci possiamo far scappare. Poi condiamo, ciotolina, dove metteremo i nostri contornini, eccoci qua, ok, un altro filetto di olio, ecco qua, e questo è uno dei contorni. Adesso giriamo, guarda qua che robetta che sta venendo, mi sembra un lucifero, guardate, ah. Giriamo tutto, è il grasso che fuoriesce dalla carne, quindi si incendia a contatto del calore. Ecco qui i nostri porretti, eccolo qua, ah. Metto le patate qui dentro, tra una bella ciotolina curata, bella, carina, con lo spicchietto d'aglio pure, che gli vogliamo bene alla ragazza o al ragazzo, gli davo pure un pezzetto d'aglio. Ma no, io fa bene ragazzi, è il Viagra di quello della volta, capito? Ma adesso ci sta la pasticca blu, prima ci sta lo spicchietto d'aglio. Come assaggiava di bella adesso unta? A chi non piacciono le patate ragazzi?
Vai. Oh, l'inferno. Guarda qua. Mamma mia, guardate qua. Mamma mia, che bella. Anche la zucca è pronta e il porro pure. Eccolo qui, eccolo qua. Ma quanto siete curiosi? Io sono più curioso di voi. Guardate, con un bel coltello che taglia. Sto togliendo il controfiletto. È bollente. Questa, che cosa c'ha di particolare questo tipo di cottura? Che la reverse, che vedete qua vicino all'osso, guardate qua, guardate che roba, spettacolare, non c'è sangue, non c'è sangue. Poi taglio anche il filetto, così, così. C'è un profumo, ma un profumo che voi non avete idea, la scaloppo, quindi che cosa faccio? Le fibre vanno in questa maniera e io le taglio così, così la rende ancora più tenera questa carne. Volete vedere? Guardate qua, non esce sangue, non fuoriesce niente. Quindi avrete una cottura perfetta senza vedere il sangue nella carne. Quindi sarà il massimo. Quella persona, quell'amica, quell'amico, quel fidanzato, quell'amante, quello che ci avete, che non ama il sangue perché gli fa senso, lo farete felice. Pensa che regalo che vi fa. Perdonatemi, eh? Guarda qua, io attacco qua. Fa un po' sentire. Che guarda qua, la camera mi sta allungando la mano, eh? No, non ho parole, non ho parole, non ho parole. Taglio anche qui, questo adesso è il controfiletto. Qualcuno mi dirà, ma perché compri la carne online? Noi siamo i giudici del venditore online, perché ci sono le recensioni. Quindi se le recensioni sono belle, fa un buon lavoro. Se le recensioni sono brutte, come tutti quanti noi, non acquistiamo mai quei prodotti. Poi, qui avete anche proprio il controllo del lotto, da dove proviene. Cioè, su ogni singolo pezzetto di carne c'è scritto da dove proviene. Mentre in altre occasioni, soprattutto quando uno compra carne di pregio, c'è scritto lì, attaccato lì sulla vetrina, però poi non si sa bene tutto quanto. Quindi bisogna sempre affidarsi a delle persone, a dei commercianti onesti. Tagli i porri, così. Bello. Che bello così, mi piace da morire, guardate qua. Qua il vino non ce lo possiamo bere, ragazzi. Guardate qua. C'ho la vodka del territorio, Finlandia, vedete? Godete insieme a me, guardate. La vodka piano piano scende, densa, perché è gelata, gelata. Poi prendo un pezzetto di ciccia, così. Pezzo di patatina, così. Pezzetto di porro, eccolo qua. Faccio il bocconcino. Sto scià, sto in Finlandia, che faccio? Scio. Poi ti fermi. Due sciortini non te lo fai, tutta una botta. A morte sua. Allora, già lo so che mi dici no, la carne finlandese, no, mai. Allora, dobbiamo essere aperti. Che cosa vuol dire? Noi abbiamo dei grandissimi bovini e sono la maggior parte la marchigiana, la romagnola e la chianina, ma sono animali da lavoro, muscolosi, belli, possenti. Quindi hanno faticato. Questi sono animali pigri. Quindi che succede? Sono tutti infiltrati di grasso, perché sono sempre fermi, stanno là, sono sedentari, mangiano bene e quindi hanno sta carne più morbida. Però non è che sono meglio dei nostri, sono diversi dai nostri. Quindi dobbiamo imparare questa cosa, ci sono cose diverse dalle nostre, ma altrettanto buone. Ragazzi, vi ringrazio a tutti quanti voi, perché siete fantastici, siete tanto affettuosi e mi volete tanto bene. E io voglio tanto bene a voi. E ringrazio anche Fiorentineria che fa un grandissimo lavoro di selezione di carne. E poi ragazzi, leccate, commentate, iscrivetevi, fate quello che volete. La nostra. Una favola, mamma mia che buona.